Oggi siamo qui in via Falconara con i ragazzi dell'associazione dei guardiaboschi per ripulire questo tratto lasciato allo stato dell'abbandono. Anche oggi con loro per fare quello che non fa l'amministrazione comunale. Incuria e degrado urbano sono in tutte le periferie. Tutto ciò è inaccettabile. Io non definirei chiamarla Palermo al momento, ma Orlando City, la tua città, professore. Ecco il risultato. Oggi è il turno di via La Falconara, invasa da rovi, sterpaglie, che rendono del tutto impraticabile la via in questione. E così, di fronte alla totale incapacità di questa amministrazione, che non è in grado di garantire i servizi per cui i cittadini pagano tasse decisamente onerose, si attiva la collettività. Un grazie davvero lo dobbiamo a questi giovanissimi ragazzi dell'Associazione Nazionale Guardiaboschi, che oggi hanno deciso di impiegare il proprio tempo, la propria disponibilità, con le proprie attrezzature per sostenere la collettività, per donare un servizio a noi stessi e a tutti i cittadini palermitani che non ce la fanno davvero più a sostenere l'inerzia di questa amministrazione. Dove l'amministrazione comunale assolutamente latita, intervengono i cittadini, si organizzano sotto forma di volontariato e puliscono la città. Per una ragione semplice, perché così non si può andare avanti, per una ragione semplice, perché così i pedoni rischiano la vita. Questo non ce lo possiamo permettere e quindi davvero grazie all'Associazione Nazionale Volontari Guardaboschi.